Buongiorno a tutti, buongiorno. Una diretta davvero atipica che non pensavo davvero di fare. Allora, vi devo raccontare cosa è successo sostanzialmente. Adesso, scusate, mi stanno comparendo le notifiche. Adesso vi sto parlando da un hotel di Portoferraio sull'isola d'Elba, che immagino qualcuno di voi abbia avuto il piacere di frequentare almeno per qualche vacanza, perché è un posto favoloso, davvero. E voi direte, cosa ci fa la Liprandi in un hotel dell'isola d'Elba in un periodo di pandemia con le regioni chiuse in cui non ci si può spostare? Come sapete, io sono lombardo, vivo vicino a Lodi. È successo questo, così adesso vi racconto. Nulla di particolarmente scabroso, illegale, quindi subito i critici si contengano. So che poi, tra l'altro, quando c'è la parola chiave vaccino, magicamente perdo dei follower, no? Probabilmente tra i miei follower c'è della gente con dei problemi mentali, che per cui quando vede che qualcuno parla di vaccino toglie il follow, come se non si potesse, è un argomento tabù. Comunque, vediamo, ecco, se anche oggi ci sarà un calo di follower, però la storia è davvero interessante. Allora, in pratica, io sono docente all'ISIA di Firenze, come immagino qualcuno di voi saprà. È un istituto universitario che si occupa di design. Ho una docenza a contratto che viene rinnovata anno per anno, quindi il contratto è annuale. Il mio contratto scade al 31 di ottobre di quest'anno, quindi insomma devo fare ancora una sessione d'esami, poi ci sono le tesi, poi iniziare a preparare il corso di ottobre. E il direttore Isia, che saluto e ringrazio, ha mandato un'email a tutti i docenti segnalando che praticamente tutti i docenti avevano diritto a fare il vaccino AstraZeneca, perché si rientra comunque nel personale di insegnanti, personale docente, anche i docenti a contratto. Infatti io ho sollevato la questione dicendo: ma io formalmente però sono un consulente, cioè non... No, in realtà è stata prevista un'apposita categoria per i docenti anche a contratto, perché in effetti molti dei docenti che lavorano in università ormai sono contrattisti, anche in realtà nelle scuole superiori private. E quindi sarebbe stato un po' discriminante. Allora ha detto: vi garantisco che la regione toscana ci ha chiesto l'elenco dei docenti anche a contratto, e quindi dovreste rientrare. C'era però da prenotarsi attraverso una piattaforma della regione toscana. Quindi mi ha mandato il link, io ho provato circa, vabbè, la settimana scorsa, 6-7 giorni fa, a registrarmi, e praticamente mi accettava la registrazione, ma poi quando si doveva scegliere la sede vaccinale, potevi scegliere tra una serie di centri di vaccinazione in tutta la Toscana, vedevi che erano sostanzialmente tutti occupati, non c'erano date disponibili, quindi avevo capito che insomma era abbastanza un'utopia riuscire a vaccinarmi a breve. Succede che lunedì, quasi per caso, mi sono rimesso a guardare questa piattaforma e vedo che invece in alcune province c'era disponibilità limitata. Ho detto: beh, per curiosità vediamo quali. Purtroppo erano le province più lontane per me, ovvero Grosseto e Livorno, perché venendo giù da nord, ovviamente la provincia più comoda sarebbe stata Massa Carrara o al massimo Firenze, perché vabbè, a seconda dell'autostrada che prendi, in un paio d'ore, 2 ore e mezza ci arrivi. E invece no, Grosseto e Livorno. Vabbè, allora provo ad aprire e effettivamente mi danno disponibilità a breve, nel senso che era lunedì e mi hanno dato disponibilità per mercoledì, cioè ieri sera. Io ho preso ovviamente dall'emozione, dalla foga, mi sono registrato, ho messo tutti i dati. C'era in effetti nella tendina, si apriva la voce docente contrattista, e la sede vaccinale, però, quando sono arrivato alla fine, è risultata essere Portoferraio. Che poi, se ci pensate, ha anche senso, nel senso, essendo l'isola d'Elba un'isola, quindi richiede che qualcuno prenda un traghetto, venga qua a farsi vaccinare, probabilmente anche gli stessi docenti toscani, anche per gli stessi docenti toscani diventa scomodo, e quindi uno che vive qua preferisce magari aspettare qualche giorno, qualche settimana e farlo in una sede più vicina. A me però non cambiava nulla, io comunque avrei dovuto prendere la macchina e farmi un bel viaggio. E allora a questo punto ho detto: vabbè, prendere o lasciare, e l'occasione era troppo ghiotta per lasciare. Quindi eccomi qua. Ieri sera ho fatto il vaccino alle 18. Vi faccio vedere, scusate, adesso prima di parlare del vaccino, vi faccio vedere la vista qua in camera. Cioè, non so se si nota, qua è l'hotel fronte mare. La giornata non è particolarmente limpida, però si vede la spiaggia di Portoferraio. No, dicevo, scusate.
Ieri sera la prenotazione era per le 18, io sono partito dalla Padania alle 10 del mattino circa, ho fatto il viaggio con molta calma perché non volevo arrivare già trafelato e sono arrivato a Piombino con l'auto, ho lasciato l'auto a Piombino nel parcheggio libero di Piombino, non c'era un'anima ovviamente perché periodo che non c'è nessuno in giro e ho preso il traghetto alle 15:30, dopo circa un'ora, 15:40, quindi sì, quasi alle 5, 5 meno un quarto sono arrivato al porto di Portoferraio. Sono riuscito ad andare in hotel a lasciare giù le cose e darmi una sistemata. E alle 18 meno 15, come era indicato, mi sono presentato al centro vaccinale. È stato tutto molto veloce, molto regolare. Erano organizzati bene. Prima c'era un desk con una sorta di controllo, diciamo, burocratico sui moduli compilati, sostanzialmente il consenso informato per il vaccino AstraZeneca. E poi si passava nella sala in cui invece c'erano le postazioni vaccinali, dove c'era un medico che ti faceva le domande sulle allergie ai farmaci e via dicendo, e poi una dottoressa più giovane che mi ha fatto poi l'iniezione vera e propria. Niente, poi ti tengono lì 15 minuti, devi accettare di rimanere lì 15 minuti. Diciamo, per monitorarti, ecco, per vedere se hai una reazione, ma ovviamente vi dico, cioè, l'iniezione è davvero indolore, è una normalissima iniezione è anche abbastanza veloce e i sintomi possono arrivare nelle ore successive. Vi dico, io ieri sera sono andato a letto normalmente, tranquillamente, ho dormito serenamente. Come si dorme ovviamente in una camera d'hotel che non è la tua, cioè nel senso, quindi no, senti qualche rumore, ti alzi di notte, il letto non è il tuo, però non avevo sintomi particolari. Questa mattina ho un po' quella sensazione, adesso dico come battuta, però è vero, quella sensazione che si ha quando la sera precedente hai bevuto uno spumantino di troppo e hai la testa un po' impallonata, ma è davvero a questo livello qua, e un po' sì, un po' di sensazione di indolenzimento muscolare, no? Cioè come aver fatto una lunga camminata, ma... Così. E poi ovviamente dove c'è il buchino nel braccio qua si sente un po' indurito e se tocco mi fa male, ecco, ma è una cosa davvero da poco, ecco. Però ci tenevo a condividere questa cosa per dire cosa che datevi da fare, ecco, questa era la mia indicazione, cioè perché se io lunedì non mi fossi preso la briga di riguardare quella piattaforma e avessi lasciato un po' perdere, convinto che invece non era il momento, mai sarei riuscito a inserirmi. Altra cosa, ecco, ti danno automaticamente, quando prenoti la piattaforma, che devo dire è fatta bene, quindi tanto di cappello alla Regione Toscana, perché è una piattaforma molto chiara, molto veloce, a prova anche di anziano, quindi chiunque può davvero capire come funziona. Nel momento in cui scegli la data, ti viene già attribuita la data del cosiddetto rinnovo, del cosiddetto richiamo, e per me era il 19 di maggio, nel senso che sono 84 giorni dopo, prendere o lasciare, nel senso che non puoi scegliere tu di modulare, al massimo devi rifiutare entrambe le date, però se prendi il 24 di febbraio, la data degli 84 giorni successivi cade il 19 di maggio, quindi io so già che il 19 di maggio dovrò tornare qua a fare la dose, la seconda dose. Ho chiesto ieri se si può cambiare, nel senso che, visto che vengo da molto lontano, non c'era modo di farlo, non so, sempre in Toscana, ma magari un po' più vicino, ma hanno risposto che già altri avevano chiesto questa cosa, e per adesso i protocolli sono molto rigidi e quindi non era possibile. E quindi niente, il 19 di maggio metterò in conto di farmi un altro giro, che poi, come dire, adesso qualcuno di voi dirà, ah, guarda questo, come se la gode. No, cioè, sono venuto qua in vacanza, sinceramente, quindi adesso dovrò tornare e non è neanche proprio la stagione per stare qua in vacanza, però il 19 di maggio magari le cose potranno cambiare, sarà anche un'occasione più piacevole, magari le regioni non saranno più chiuse come sono adesso, mi auguro, e quindi sarà anche più, come dire, darà meno nell'occhio rimanere qua un giorno in più, 2 giorni in più per godersi quest'isola che è davvero favolosa. Niente, quindi questo era quello che volevo raccontarvi. Faccio solo sognalo 2 notte dolenti solamente, ma non critiche, proprio per farvi giusto riflessione, fare qualche riflessione con voi sulla situazione. Devo dire che ho passato 4 regioni per venire qua e nessuno mi ha chiesto nulla.
Quindi, boh, io avevo la motivazione per venire, quindi non c'era dubbio, avevo l'autocertificazione con scritto motivi di necessità, motivi di urgenza, motivi di salute, perché andavo a fare il vaccino, avevo la prenotazione di tutte le prove. Però no, non ho visto un controllo in autostrada, non ho visto nessuno che mi ha chiesto nulla all'imbarco, sia quando sono salito, sulla nave Torremar, sia quando sono sceso. E devo dire anche che mi ha lasciato perplesso il fatto che sulla nave non chiedessero, scusate, non prendessero la temperatura sulla fronte, che credo sia una norma obbligatoria. È vero che la nave anche lì era praticamente vuota, quindi c'era spazio per tutti, eravamo tutti belli distanziati, ognuno si sedeva un po' dove voleva, tenendo comunque 5-6 metri dagli altri, indubbiamente. Però, insomma, dovrebbe essere obbligatorio, sì, per quello che so io. Quando si sale su un mezzo pubblico di quel tipo, prende la temperatura. Non lo so, quando mi ero imbarcato per la Sardegna quest'autunno, l'avevano fatto. Anche a quelli che salivano con l'automobile, si dovevi tirare giù il finestrino e veniva provata la temperatura. Però non vorrei dire magari un'eresia, magari per certi tipi di viaggi non è richiesto. Però ecco, il fatto è che passando 4 regioni non abbia visto un carabiniere, un poliziotto che mi ha chiesto i documenti, mi ha chiesto lei dove sta andando, fa un po' riflettere su questo, su come si sta gestendo diciamo la questione delle chiusure tra regioni. Niente, no, ecco, poi io mi ero portato dietro tutti i documenti perché insomma devo ammettere che fino a ieri sera, finché non mi sono sentito l'ago nel braccio, ho avuto la paura che mi sollevassero dei problemi perché comunque io ho una tessera sanitaria lombarda, vengo da fuori, anche se sono un insegnante, un docente in Toscana. E quindi, come mi era stato suggerito dalla direzione di ISIA, mi sono portato dietro il contratto, una copia del contratto d'incarico che scade il 31 di ottobre, e anche mi ero portato dietro anche il registro delle elezioni, perché ISIA fornisce un registro ancora cartaceo, oltre a quello digitale, in cui noi possiamo annotare, le assenze degli studenti, i temi delle lezioni, via dicendo. Compilato per dimostrare che qualora mi avessero fatto storie, davvero sono un docente che lavora in Toscana. E niente, quindi boh, altra ultima riflessione, mi fa specie appunto l'impressione che si ha poi, l'impressione che si ha è che la Toscana sia molto più avanti della Lombardia, la Lombardia che dovrebbe essere la regione con no, i servizi più evoluti, la sanità più smart e avanzata. Per adesso, io il vaccino l'ho fatto in Toscana, non l'ho fatto in Lombardia, nella mia terra. Però, ovviamente, vaccino è, chi me lo somministra non mi interessa da dove viene, il vaccino è sempre lo stesso, è AstraZeneca in questo caso, perché per questa categoria è riservato quello e io sono contento così. Vedo che ci sono, ecco, 8-7 spettatori. Niente, volevo raccontarvi questa storia, vediamo se qualcuno ha ancora, perché ho capito che quando parlo di vaccini automaticamente, boh, probabilmente tra i miei follower c'è probabilmente qualche Novax latente che vede che io parlo di vaccini e quindi ah, che schifo, cancelliamolo. Oppure al contrario c'è qualche rigidone che pensa che io non debba parlare di vaccini perché non sono un epidemiologo, non sono un virologo, no? Per cui appena vedono che parlo di vaccini cancellano. Ecco, diciamo che entrambe le categorie non mi fanno. Cioè non mi fanno un dispetto se si tolgono dai contatti, davvero, perché i rigidoni e gli ossessionati in entrambe le direzioni non mi interessano. Nei giorni scorsi avevo fatto anche un post che secondo me è molto molto realistico su come vedo la situazione dei vaccini, sul fatto che si sta insistendo troppo sul concetto di immunità di gregge, che è un concetto in realtà irrealistico e sbagliato. Ho visto che alcuni mi hanno sonoramente criticato perché non mi devo permettere di parlare di questo argomento. Il problema è che non avevano letto il post, perché se avessero letto il post fino alla fine, cosa che ormai non fa più nessuno, no? Cliccare su un link, andare a leggere su un blog quello che qualcuno ha scritto, magari non avrebbero tolto il follow. Però ecco, vediamo se adesso interromperò la diretta e vediamo se anche oggi, parlando, mettendo l'hashtag vaccino, magicamente ho perso follower. Grazie a tutti, vi terrò aggiornati, nel senso che se ho sintomi in questi prossimi giorni, allora non credo, credo che sono passato la notte questa mattinata correttamente, serenamente, non credo che le cose precipitino stasera o domani, però dicono che bisogna stare attenti nei 2 giorni successivi. E quindi vediamo un attimo. Vi saluto con una vista all'aperto, apro la finestra, vi faccio vedere com'è qua la situazione, perché è uscito anche il sole. Eccola. E
perché prima non era, era un po' foschioso, adesso si vede quella, la parte antica di Portoferraio, che è veramente un posto favoloso. Grazie a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao.